ormai The Division 2 è uscito da qualche giorno. Ho dato tempo a chi di voi non aveva preordinato il gioco di giocarci qualche giorno prima di continuare a parlarne, così anche da avere un confronto. Come abbiamo visto nel video precedente di The Division 2, sembra aver azzeccato la formula giusta per quanto riguarda la prima, tra virgolette, fase di gioco. Siamo alle prese con un totale di circa 30-35 ore se volete affrontare tutto in solitaria e con la massima calma, senza troppe pressioni. 30 ore di campagna sono tante, calcolando poi la diversità con la quale abbiamo a che fare, il gioco scivola via liscio, con qualche piccolo intoppo qua e là, ma è comunque un'esperienza che funziona in tutto e per tutto. Abbiamo già analizzato le differenze che ci sono con il primo capitolo, sempre nel video precedente, in questa fase iniziale. In questo video invece andiamo ad analizzare l'endgame del gioco, però con qualche riserva. La domanda che mi fate spessissimo, soprattutto in live su Twitch, è se vale la pena di comprare il gioco, se è longevo, se l'endgame è succoso, eccetera eccetera. Questa è una domanda difficile a cui rispondere, perché Massive ha deciso di intraprendere una strada di sblocco dei contenuti cadenzate, quindi siamo in questo momento chiamato, non lo so, forse un limbo, bloccati a livello del mondo 4, con la roccaforte finale da affrontare senza la possibilità di arrivare al vero endgame del livello del mondo 5. Perché vi dico vero endgame? L'endgame di The Division 2 secondo me si può dividere in due fasi in questo momento. La prima fase, che prevede un'introduzione, secondo me, al vero e proprio endgame, che è il post campagna e quello che succede nel mondo di gioco fino al livello del mondo 5. L'endgame vero e proprio, cioè quello che succede realmente alla fine del gioco, lo vedremo solo dopo l'arrivo del livello del mondo 5, successivamente del raid, e lì vedremo finalmente la longevità del gioco. Però nel frattempo, per arrivare lì sono passate circa 70 ore di gioco, quindi al momento è sicuramente un sistema che funziona. Partiamo dalla prima fase e vediamo come si comporta il gioco dopo la campagna. Parlando di endgame ci saranno dei piccoli spoiler, quindi occhio ad andare avanti, anche se in realtà sono cose di cui abbiamo già parlato in passato anche durante la beta. Finita la campagna principale, soprattutto arrivati al livello 30 ed infine sconfitta l'ultima roccaforte, il modo di gioco cambia. Arriva la Black Tusk in città, una fazione più attrezzata rispetto a quelle che abbiamo combattuto finora e che porta la città di nuovo nel caos. Tutti i punti di controllo tornano nelle mani nemiche e la mappa diventa completamente rossa, segno che la Black Tusk ha il controllo di quelle zone. Arrivati a questo punto, anche il nostro livello di equipaggiamento cambia e non vedremo più appunto il livello, ma un punteggio, il famoso Gear Score, che ci permetterà di avere un livello di Gear Score generale che sarà il nostro punto di riferimento durante questa cavalcata nell'endgame. Obiettivo: ricacciare la Black Tusk nel buco da dove sono arrivati, e per farlo dovremo affrontare le stesse missioni principali che abbiamo fatto fino adesso, però in una versione invasa, quindi con nemici diversi ma anche con qualche cambiamento nel gameplay, perché gli obiettivi naturalmente non saranno gli stessi. Ci saranno sì nemici diversi, ma cambieranno anche quei piccoli obiettivi che ci sono all'interno delle missioni. Calcolando che poi Black Tusk hanno anche gadget diversi, dà una bella sensazione di freschezza a tutto il gameplay. I livelli del mondo appunto servono da percorso per questa nostra scalata scandita dal combattere queste missioni invase, e anche dalle roccaforti, che saranno il nostro lasciapassare per i livelli del mondo successivi. In poche parole, per andare dal livello del mondo 1 al livello del mondo 2 servono 4 cose. Le prime due è fare due missioni appunto invase relative alla roccaforte che si è deciso di affrontare. La terza è raggiungere un gear score di almeno 275, la quarta è appunto fare la roccaforte. Una volta fatto ciò si arriverà al livello del mondo successivo, dove dovrete rifare la stessa cosa ma raggiungendo un gear score più alto di 325, e così via fino al livello del mondo 4. In questa fase anche altri obiettivi cambiano pelle, come gli avamposti, che possono essere portati a livelli di difficoltà maggiori tramite gli eventi che fino ad ora abbiamo fatto randomicamente sulla mappa e senza cognizione di causa. Ora, se trovate un evento sulla mappa, lo troverete collegato con una linea rossa ad un avamposto lì vicino. Facendo quell'evento, l'avamposto salirà di livello fino ad un massimo ad oggi di 4, che è la sua versione, diciamo, eroica, dove ci troveremo ad affrontare i mob al momento più complessi del gioco, sia per forza che per resistenza. Questi avamposti possono essere usati per droppare oggetti di gear score più alto rispetto al nostro, per salire di livello del mondo, o meglio per essere pronti ad affrontare le roccaforti per salire poi di livello del mondo. Ma badate bene che in questa fase le missioni invase le potete fare anche sottolivellati, con un po' di attenzione potete farle prendendo i drop dei mob mano a mano che andate avanti e salire di gear score mentre fate i requisiti per affrontare le roccaforti. E calcolando che i drop sono abbastanza generosi, salire del livello del mondo non è assolutamente così difficile o lungo come lo è salire fino al 30, oppure finire la campagna o terminare le secondarie, eccetera eccetera.
Panoramica d'obbligo per farvi capire bene come funziona l'endgame ad oggi di The Division 2, sul quale ho un po' di dubbi. Mi spiego, secondo me è impostato alla perfezione. È un'ottima intro per i nuovi giocatori e spiega alla perfezione il gioco a quelli che non hanno tanta familiarità con i looter shooter. Un percorso quasi guidato che funziona da introduzione per capire le meccaniche dei looter e soprattutto le meccaniche agli alti livelli. Il che è positivo, è una cosa che nessuno fa di solito, e di questo bisogna fare un plauso alla Massive perché è veramente ben congegnato. Però da un lato, forse, dico forse, fin troppo semplice, nel senso che ci si ritrova a fare l'endgame fino al livello del mondo 4 in un terzo del tempo con il quale abbiamo fatto tutto il resto. Non che sia un male, per carità, io personalmente però mi aspettavo qualcosa di leggermente più complesso, soprattutto nel livello del mondo 4 e anche senza matchmaking e sottolivellati, le missioni in base, ma anche le singole fortezze, sono abbordabilissime anche da soli, senza neanche stare troppo a pensare a che build o che pezzi mettersi. Un minimo di sfida in più secondo me sarebbe stata utile, però c'è un grande però da aggiungere a tutto questo. Come vi dicevo prima, manca ancora la parte fondamentale del gioco, il vero endgame, quello del livello del mondo 5, che ad oggi è il massimo conosciuto che dovrebbe portarci nella vera parte finale del gioco, dove Massive dovrà essere brava a darci degli incentivi per continuare a giocare e a grindare come abbiamo fatto in questi giorni. È vero che arriviamo al livello del mondo 5 con ormai una sessantina, forse 70 ore di gioco sulle spalle, ma è importante quella fase per mantenere la community salda al gioco. In passato il PvP e la zona nera la facevano da padrone nell'endgame, una situazione che a mio avviso potrebbe non ripetersi in questo capitolo, perché ad oggi non c'è nessun vero incentivo ad andare in zona nera, piuttosto che andare nella zona normale di gioco e farmare. Ed il PvP? Il PvP allo stato attuale ha qualche problema di cui parleremo in qualche video più avanti, perché dobbiamo ancora capirlo a fondo. Nel titolo parlo di recensione parziale apposta per questo motivo, perché l'endgame che abbiamo assaporato fino ad ora è un'anticipazione di quello che ci aspetta. Io mi aspetto che Tidal Basin, l'ultima roccaforte dei Black Tusk, abbia qualcosa che ci permetta di rigiocarla e che ci obblighi, tra virgolette, a rigiocarla, come per esempio i loot esclusivi e cose che serviranno per affrontare magari altri tipi di contenuti. Dopo quello arriverà anche il Raid, la prima esperienza ad 8 giocatori nella storia di The Division. Anche lì, altra incognita, e quindi la mia recensione, se volete chiamarla così, anche se non mi piace, avrà bisogno di una seconda parte relativa all'endgame, per essere completa e capire realmente The Division 2 di che pasta è fatto. Sappiamo che questi giochi sono come una maratona, non sono centometristi, anche se bisogna dire che The Division 2 è partito con uno sprint notevole rispetto ai concorrenti, ed avere un contenuto che dura fino alle 50 ore al day one non è da tutti, quindi staremo a vedere. Dopo quanto visto, non posso che dar fiducia nel lavoro di Massive e aspettarmi un livello del mondo 5 pieno di stimoli e di cose interessanti da fare, soprattutto a livello di grind, e mi aspetto che in quel momento ci sia anche un piccolo cambiamento o un incentivo in più per la zona nera. In questo momento al suo interno si trovano le stesse cose che si possono trovare fuori, e gli stimoli sono pochi ad entrarci, a far anche soltanto del PvP, che è un po' spartano al momento, con build che non funzionano e che con la normalizzazione sminuisce un po' il lavoro di costruzione. Quindi, come concetto, siamo lontani ancora da quello di The Division 1, ma è probabile che questo approccio soft sia un altro sistema introduttivo che gli sviluppatori hanno voluto dare a un sistema della zona nera che all'inizio, soprattutto ai nuovi, può sembrare un po' brutale. Quindi forse la zona nera è stata trattata come è stata trattata la scalata dal mondo 1 al mondo 4, però questo qui è una mia supposizione. Non mi dilungo troppo su questo argomento perché ne parleremo poi in un altro video dedicato tra qualche giorno al PvP e alla zona nera. Spero che questo video vi sia stato utile a tutti quelli che sono ancora un po' indecisi su The Division 2 proprio riguardo all'endgame e alle cose da fare post campagna. In ogni caso, fatemi sapere nei commenti qui sotto voi cosa ne pensate dell'endgame attuale fino ad ora. Io vi ringrazio come sempre di aver guardato il video e ci vediamo alla prossima. Ciao.